Siamo qui oggi a Quarnier per la prima mostra del coniglio organizzata dall'ARCA, allevatori razze cunicola amatoriali. Questa è una mostra a giudizio. Giudizio vuol dire che ogni coniglio viene sottoposto appunto da un giudizio, da un giudice che ha studiato, diciamo, che ha fatto i dovuti esami. Questa, come le mostre dei cani e dei gatti, viene giudicata in tutti i particolari, dalla forma delle orecchie, il pelo, il sottopelo, tutte queste varie cose. Quindi ogni coniglio è stato giudicato, quindi è una mostra già a un certo livello, non è una mostra a mercato. Sono presenti moltissime razze e come allevatori sono 10 allevatori qui del territorio proprio piemontese, perché è una mostra regionale, quindi proprio del territorio. Nostra ambizione l'anno prossimo è di farla interregionale, quindi ampliarle anche alle altre regioni, in maniera che affluiscono anche, cosa che solitamente già facciamo in altri territori, quindi arriveranno anche allevatori dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, eccetera, eccetera. E, cosa dire, ARCA è appunto siamo un gruppettino di pochi allevatori, però appassionati da sempre. Io sono, l'anno prossimo faccio 50 anni dalla mia prima mostra che ho fatto 50 anni fa e gli altri mi seguono a ruota, quindi c'è la passione allo stato puro. Questa manifestazione, devo dire la verità, è nata proprio solo esclusivamente per l'aiuto e lo sostegno del comune di Quarnier, dell'ARA, diciamo l'associazione allevatori Piemonte, e da l'ANCI, la nostra, diciamo, associazione madre, quella nazionale, e noi ce l'abbiamo messa tutta per fare qualcosa di positivo. Ho visto che c'è già un buon afflusso di persone, che sabato solitamente è abbastanza calmina, domani ci auguriamo un pienone, anche perché ci dedichiamo anche un po' ai bambini, se vogliono spieghiamo un pochino le cose, ma ci dedichiamo un po' anche al pubblico, non solo proprio essere qui con i conigli e basta. Questo è un po' quello che le posso dire. Quanti allevatori sono presenti qua e quanti animali, quanti conigli sono esposti? Come conigli esposti sono 120 e come allevatori una decina, sono 10. Sì. Lei ha accennato al fatto dei bambini e dei conigli. Oggi saranno anche presenti delle persone, degli esperti che illustreranno un po' l'animale ai bambini. Infatti noi abbiamo la fortuna di avere proprio un giudice, tanto arriva da Bolzano, che siamo molto affiatati, che anziché venire a giudicare e poi andare, si sofferma qua, rimane qui sul territorio 3 giorni e, diciamo, ci dà supporto tecnico per diciamo, quindi anche un aiuto anche agli allevatori che hanno delle domande da fare, dei problemi da risolvere. Facciamo anche qualcosina di positivo su questo punto di vista. Conigli particolari? Conigli particolari, ci sono diverse razze in via di estinzione, perché purtroppo ci sono in Italia ben 26 razze in via di estinzione, qui ce ne sono parecchie rappresentate. Quello più caratteristico, più particolare, è l'ariete inglese, che ha la caratteristica di avere le orecchie lunghissime, e quello è un po' la sua caratteristica, ed è molto molto in via di estinzione. Poi ci sono le razze più comuni, pur essendo però razze selezionate, come le razze, quelle che poi vengono anche allevate per la riproduzione, per gli allevamenti caserecci, però sempre selezionate. La mostra, oltre alla giornata odierna, si concluderà domani, quindi domani tutto il giorno? Sì, domani tutto il giorno, dalle 9 fino alle 17. Diciamo, il comune ci ha dato una struttura veramente bella, quindi al coperto, quindi visto che domani si preannuncia un po' di maltempo, sarebbe addirittura un'occasione di stare al coperto e vedere qualcosa di, direi, sul territorio unico, ecco, mi permetto di dire. Ecco.